Rudolf Steiner, i cui insegnamenti hanno portato alla medicina antroposofica, all'agricoltura biodinamica e alla scuola Waldorf, affermava che il cuore è una forma regolare con 7 lati che si trova in una scatola immaginaria nel petto. Regolare significa che tutti e 7 i lati sono identici. Platone descrisse 5 solidi platonici e Steiner disse che ce n'era un 6º. Ha anche detto che il cuore non è una pompa. Questa affermazione fu confermata da Frank Chester, che scoprì come progettare una forma regolare con 7 lati. Questo 6º solido platonico è ora chiamato pettoedro e si inserisce perfettamente all'interno di un cubo con un angolo di 36 gradi fuori dal centro verso sinistra, esattamente lo stesso angolo in cui si trova il cuore nel petto. Quando vengono immersi nell'acqua e fatti girare, si formano 2 vortici controrotanti. Recenti studi scientifici hanno dimostrato che questi 2 vortici facilitano la chiusura delle valvole e quando i vortici non si formano correttamente appariranno coaguli di sangue. L'uomo che ha aperto 1000 cuori, Paco Torrent Quasp, ha scoperto che il cuore è un'unica fascia muscolare ripiegata su se stessa a spirale. Il cuore stesso è un vortice di tessuto. Non è una pompa, è una macchina a vortice. Per secoli si è creduto che la materia potesse esistere solo in 3 stati, come l'acqua, che può esistere come liquido, ghiaccio e vapore. Le cellule umane sono costituite per il 70% da acqua, ma la maggior parte di quest'acqua non si trova in nessuno di questi 3 stati. Recentemente abbiamo appreso che con l'acqua esiste un 4º stato. Questo 4º stato è chiamato stato del plasma, fase gel, zona di esclusione o acqua strutturata. E questo è ciò che spinge il vostro sangue attraverso l'intero sistema cardiovascolare. Alimentata dall'energia infrarossa proveniente dal suo ambiente, l'acqua nel nostro corpo diventa un sistema di propulsione elettrica. Una certa percentuale dell'acqua nel nostro corpo diventa acqua strutturata, mentre il resto rimane normale acqua liquida o acqua carica. L'acqua strutturata si carica negativamente e forma le pareti esterne gelatinose nei nostri capillari, vene e arterie. Queste pareti esterne, caricate negativamente, spingono continuamente la massa d'acqua caricata positivamente all'interno, portando con sé il sangue. Questo sistema di propulsione funzionerà indefinitamente finché rimane carico. E il modo in cui si carica è grazie al campo elettromagnetico terrestre, l'energia infrarossa e il pensiero positivo. Il lavoro del dottor Masaru Emoto ha dimostrato scientificamente che l'acqua esposta alle parole amorevoli dei pensieri umani si trasforma nella sua naturale forma esagonale. Si struttura a livello molecolare in base alla nostra intenzione positiva. Questo nuovo modello dimostra che è il sangue a pompare il cuore e non viceversa. E per mantenere il flusso forte e sano, la nostra migliore medicina è connettersi alla terra, ricevere la luce del sole, amare noi stessi e amarci gli uni con gli altri con il tocco fisico. Victor Schauberger ha trascorso la sua vita studiando l'acqua e ha scoperto che nel mondo naturale l'acqua crea sempre vortici lungo il suo percorso. Schauberger apprese che questa azione a spirale è ciò che struttura l'acqua in natura e che se sottoposto ai moderni trattamenti dell'acqua artificiale perde la sua struttura. Il lavoro di Schauberger lo portò a credere che si potesse generare energia da un vortice. Lo descrisse come un'implosione energetica in contrapposizione a un'esplosione energetica. Il dottor Tom Cowan, che ha scritto di questo in Cuore umano, cuore cosmico, ha una teoria interessante che potrebbe spiegare il detto un cuore d'oro. Un'altra scoperta recente è che l'oro, nella sua forma più pura, non sembra essere affatto oro. Nelle giuste condizioni, il normale oro fisico può essere trasformato in una polvere bianca fine, nota come oro monoatomico. Questo oro monoatomico è stato studiato da numerosi laboratori avanzati e ha proprietà molto particolari. Può essere fatto levitare e scomparire. L'oro monoatomico è superconduttivo e molti sostengono che questo è ciò che cercavano gli alchimisti. Uno dei modi per trasformare l'oro metallico in oro monoatomico è farlo passare attraverso un vortice ad alta velocità. Quando avviene questa trasformazione si verifica un lampo di luce e una perdita di peso del 44%. Il dottor Cowan ritiene che le tracce di oro nel nostro sangue si trasformino in oro monoatomico mentre viaggia attraverso i doppi vortici del cuore
creando la scintilla della vita. Report da InfoWars Greg Rees. Supplemento al video. Ci sono indizi di una scienza nascosta, studiata e soppressa, che coinvolge la rotazione controrotazionale. Il progetto più classico dei nazisti, di Glocke, prevedeva la rotazione controrotante di una misteriosa miscela di carburante che includeva mercurio liquido. Questo sistema di vortici crea un campo energetico attorno al cuore, crea il calore all'interno del nostro corpo e solleva tutta una nuova serie di domande sulla rotazione.